Un saluto a tutti. È la terza volta che tento di fare questo video, per non contare il fatto che l'avevo anche diviso in parti, quindi insomma, tipo la settima volta che registro. Quindi stavolta mi sono preparato uno scritto, perché davvero a improvvisare non ce la potevo proprio fare. Questo è un tipo di video difficile da realizzare. Diciamo che è un video introduttivo, anche se durerà molto e probabilmente anche questo lo dividerò in parti. Quindi io vi chiedo, se ne volete altri su questo argomento, solo soltanto se arriveremo a tante visualizzazioni, a tanti like, poi deciderò io quanti, se sarò soddisfatto, perché davvero non è facile. Sono argomenti in cui mi devo studiare un pochino, non ho tanto tempo libero, ed è anche difficile mettere insieme le idee, scrivere le cose, registrare senza balbettare più di tanto, ecco. Quindi se sarò soddisfatto del numero di like, visualizzazioni, ne farò altri, più approfonditi, altrimenti non li farò. Allora, questo video riguarderà un personaggio poco noto in Italia, se ne parla poco in italiano, su YouTube Italia o su siti cose del genere, trovo qualcosa di sottotitolato, ma penso non ci sia quasi nulla di tradotto, cioè direttamente in italiano. Mi riferisco al filosofo e al teologo William Lane Craig. Per chi non sapesse chi è, io vi dico solo tanto che ho saputo l'altro giorno che lui ha ricevuto ben due onorificenze. Una come il decimo filosofo più influente al mondo e l'altra onorificenza come terzo teologo più influente al mondo. Infatti è l'apologista cristiano più famoso al mondo oramai. Nella lingua inglese c'è tanto di quel materiale da passarci l'eternità. È famosissimo, quindi, questo filosofo. Lui è filosofo di formazione analitica ed è un teologo protestante battista, cioè proprio due dottorati, no? Uno in filosofia, preso in Inghilterra, mi pare, a Birmingham. È nato in teologia preso alla Ludwig Maximilian a Monaco, la stessa alma mater del mio professore all'università. Devo dire francamente che questo non è un video di debunking, non mi piace questa parola, perché il debunking pretende di confutare definitivamente qualcosa, io non ne sono capace, ok, non credo manco che sia possibile una cosa del genere. Questo sarà un video di critica costruttiva, cioè io dirò quali sono i limiti e le potenzialità di questo autore. Dal mio personale punto di vista, ecco, da quel poco che ci ho capito, io sono anni che seguo questo autore qui su video su YouTube, però non è che io so tutto, né su di lui né sugli argomenti di cui tratta, ecco. Io quindi dirò opinioni personali. Io oserei fare una prima distinzione sul pensiero di questo autore. Da un lato, come lui tratta la teologia naturale, ovvero la questione dell'esistenza di Dio, e un altro conto è come lui argomenta la sua fede cristiana. E in particolar modo, io distinguerei, quando parla dell'esistenza di Dio, quelle argomentazioni su Dio tappabuchi, e quelle che non, che a me sembra, perlomeno nella mia ignoranza, che non siano un'argomentazione di questo tipo. Lo vedremo meglio dopo. Allora, come filosofo io stimo Craig, perché nel mio ideatipo di filosofo, non bisogna usare il metodo analitico, cioè basare le proprie argomentazioni sulla logica. Però bisogna, per chi non lo sapesse, diciamo che c'è solo una rivalità massacrante tra filosofi analitici e filosofi continentali. Diciamo che fino a 50 anni fa c'è chi neanche ti salutava. Se lavoravano nella stessa università, manco ti salutavano. Poteva succedere questo, ci sono delle testimonianze. Si odiavano. Praticamente i filosofi continentali non studiavano la logica e gli analitici non studiavano la storia della filosofia e se ne fregavano dei problemi della filosofia continentale e di conseguenza anche problemi, per esempio, come l'esistenza di Dio. O
li rifiutavano completamente o li ignoravano, non se ne occupavano, ecco. La cosa che però di Craig non mi piace è che lui non è che c'ha il dubbio metodico, no? Cartesiano, o scetticismo metodico, che ne so, di Pirrone, o di Sesto Empirico, no? Cioè, ho il so di non sapere di Socrate, ecco, per farvi capire, no? Io non ho mai sentito dire una volta sola, non lo so, la frase non lo so, io non gli ho mai sentito dire. E niente, lui praticamente, più che porsi le domande come un filosofo dovrebbe fare, fornisce le risposte. Quindi, da un lato, nel mio ideal tipo di filosofo, lui lo rispecchia per molti aspetti, per quanto riguarda la questione delle argomentazioni, ma il come lui affronta gli argomenti, ecco, lui c'ha più risposte che domande. Ok? Quindi per questo lui fa apologetica, lui difende le sue opinioni. E si difende anche a spada tratta in vari dibattiti, per i quali lui è abbastanza famoso, ecco. Però effettivamente lui, quando parla di argomentazioni, sa che non sono irrefutabili. Lui ti spiega bene, no? E questa è una cosa buona e onesta, secondo me, no? Dice che buone argomentazioni non devono per forza partire da premesse certe, ma almeno premesse più plausibili delle rispettive negazioni. Cioè, grosso modo, usa per sua missione una logica induttiva, non deduttiva. Ciò vuol dire che nuove informazioni possono indebolire o addirittura confutare la propria argomentazione. Quindi lui sa che non parte da certezze per arrivare a delle certezze ancora più solide. Lui parte da informazioni, diciamo, plausibili e comunque discutibili per arrivare a una conclusione che ovviamente è discutibile. Perché magari ha studiato Aristotele a scuola, questa cosa forse l'ha sentita. Cioè, le conclusioni non sono vere ma verosimili. Se partono da premesse plausibili, le conclusioni saranno plausibili, forse anche meno delle premesse, ecco. Vabbè, a parte questo, non voglio io dilungarmi in questioni più tecniche. Poi, per quanto riguarda invece, no, perché si è fatto la distinzione, un conto è come lui affronta il problema dell'esistenza di Dio, diciamo che questo lo fa per quanto riguarda l'esistenza di Dio, lui usa fondamentalmente la logica. Però, per quanto riguarda l'argomentare la sua fede, lui è praticamente un fondamentalista, non radicale, radicale, ecco. Cioè, se lui gli chiedi della Bibbia, no, dice che la Genesi non deve essere presa alla lettera, alla lettera, alla lettera, no? Perché è il contesto storico, il linguaggio simbolico. Però nella pratica lui è grosso modo un concordista, cerca il più possibile di armonizzare la Bibbia con la scienza. Cioè lui crede nell'evoluzione, ok, ma pensa che sia stata guidata da Dio, cosa che il modello neodarwiniano non prevede. E a proposito, si è confrontato con il biologo cattolico e darwinista Francisco Ayala, c'è cioè il dibattito online, che poi il dibattito manco lo era. Oppure, quanto riguarda la creazione, lui cerca di tutto per metterlo d'accordo con il Big Bang, cosa di cui parla nell'argomento cosmologico Kalam. O addirittura lui prende anche in considerazione seriamente l'esistenza storica di Adamo ed Eva. Di questo non voglio manco discutere. Invece questo non è l'atteggiamento che Galileo proponeva, no? Che è cresciuto in un contesto cattolico, ma a prescindere se uno è credente o non credente, dovrebbe sapere, no? Come la pensa la Chiesa Cattolica al riguardo. La scienza si occupa di come funziona il mondo, mentre la fede si occupa della salvezza delle anime. Ok? Questo è fondamentale, no? Per cui, anche se no veramente, se si prova a mischiare fede con scienza, succedono dei disastri, che la Chiesa, questo, con la figura di cacchio che ha fatto con Galileo, questo l'ha capito. Comunque, da questa concezione galileiana non puoi tirare fuori che Dio esiste. Poi di Galileo parleremo comunque dopo, però il fatto che la scienza e la fede sono due cose diverse vuol dire che tu non puoi usare la scienza per confutare la fede e né tantomeno per confermare la fede. Ok? E non può usare la fede per denigrare la scienza, quindi insomma è un atteggiamento
Le due cose sono complementari e parallele, diciamo, per la maggior parte delle cose perlomeno. Quindi, in questo modo, si salvano fede e scienza senza, o meno, la possibilità anche della fede, senza che sia giusta per forza, ecco. Quando si tratta poi del fondamentalismo biblico, ecco, la Genesi si parla di contesto storico, linguaggio simbolico, genere letterario. Ma quanto riguarda i passi, diciamo, più storici, ecco lì tira fuori delle cose raccapriccianti, come la questione del genocidio dei cananei, oppure la questione della morale sessuale, per esempio con gli omosessuali. Lì va a farsi friggere tutta la questione del contesto storico, il genere letterario, eccetera, eccetera, eccetera. Poi questo, il contesto storico e il genere letterario va ripreso in considerazione quando si tratta di analizzare i quattro Vangeli, perché è palese che i quattro Vangeli sono diversi, e gli dice sì, una cosa buona, quattro testimonianze diverse e indipendenti, più o meno indipendenti in realtà, ok, e gli si accorge che Dio non ha dettato le parole della Bibbia, no? È chiaro che non è. Che nonostante se è vero che c'è un'ispirazione, allora non è che tu ti tiri fuori cose che non ci stanno, cioè tiri fuori che Dio l'ha dettata, è palese, no? Quindi, insomma, quando si parla della sua fede evangelica fondamentalista, lui insomma cade nelle contraddizioni, si arrampica un po' sugli specchi. Ed è imbarazzante tutta la questione del genocidio dei cananei, che ogni tanto qualcuno gliela fa pesare.